un pochino più vegetariano, vegano. Che mi fa? Sì, guarda che qua ci sono i vermi. E gnam gnam. Hai visto, c'è il gattino? Vai, esplora il mondo. Ciao. Chiudo gli alzi. Let's go. Siamo di nuovo in partenza e stiamo andando in Toscana perché questo weekend è il compleanno di una mia amica del liceo e fa il 30esimo e quindi andiamo a festeggiare. Quando ci spostiamo, magari nei weekend andiamo a trovare i parenti, quindi o andiamo a Padova da mia mamma o a Prato dai genitori di Jimmy, quello che faccio è portarmi la roba della colazione. Questo perché questi posti, le colazioni non sono troppo studiate, possiamo dire. Ecco, possiamo dire così, non sono troppo ponderate e quindi non posso pretendere che vengano ponderate perché arriviamo noi e quindi me la pondero da sola. Direi che questa è la soluzione ideale che ho trovato. Quello che faccio è portarmi dei sacchettini, quindi a volte mi porto gli ingredienti tipo le farine e i semi di chia, poi prendo lì il latte e le uova eccetera, altrimenti mi porto proprio un mix già pronto di overnight oats. Oggi faccio questo perché la cosa è un po' più comoda, cioè si fa la sera prima, è vero, c'è un pochino di sbatti lì, però poi la mattina posso dormire, rilassarmi, svegliarmi e mangiare direttamente, non ho da spignattare. Il mio overnight oats è così composto, c'è un mix di fiocchi di soia e fiocchi di avena, qui sono quasi finiti, questi sono fiocchi d'avena baby, poi semi di chia, ovviamente. Raga. Esiste una mia ricetta della colazione senza i semi di chia? No, non esiste. Semi di chia girl da 10 anni ormai. Poi ci metto una bella scoppettata di vegan protein blend. Sono proteine in polvere, sono vegane. Un mix tra proteine isolate del pisello e della fava. Fa molto ridere questa cosa. Queste che prendo io sono unflavored, quindi senza sapore. Non consiglio di farci gli shakeroni, non consiglio di farli a prescindere, ma soprattutto con queste proteine sono un po' pastose. E infatti funzionano benissimo negli overnight oats. E poi ci aggiungo questi, adoro profondamente, questa è mela in pezzettini disidratata. Ragazzi, è una delle cose più buone, ve l'ho già detto, la prendo su Coro, droga legalizzata, buonissima. E poi porto a parte le noccioline tostate. Praticamente creando il sacchettino, lo verso la sera prima in un bicchiere, aggiungo lo yogurt di soia e il latte di soia, colazione totalmente vegana questa, e mescolo. Metto in frigo e la mattina dopo gusto. Facilissimo ragazzi, comodissimo e facilissimo. Quindi ora sacchettini time. Un consiglio, controllate sempre l'avena, soprattutto se ce l'avete nei barattoli,
perché ho vissuto un'esperienza abbastanza brutta. Si creano dei vermetti, ok? È la natura, molto bene. Quindi succede quando stanno troppo tempo in un barattolo e magari non viene chiuso bene, eccetera. Il problema viene quando non te ne accorgi, ok? Vi racconto questa cosa perché sono passato qualche mese, sono ancora viva e ok, il disgusto, però ce ne faremo una ragione. Una cosa che ho iniziato a fare è fare la farina di avena utilizzando i fiocchi di avena. Invece di comprare due pacchi, uno di farina di avena e uno di fiocchi di avena, compri lo stesso, dura meno perché comunque sono pacchi grandi. E massimizzi l'utilizzo. È sufficiente frullarla e hai la farina di avena. Io una mattina mi sono svegliata, avevo finito la farina di avena, quindi ho preso i fiocchi, l'ho frullati e ho fatto la farina. Mi sono fatti i miei pancake buonissimi, yuppie. Scende Jimmy, dice: ah, anch'io ho voglia di pancake. Ragazzi, non lo dice mai, cioè ve lo giuro, non si rifà mai. Poi quella mattina fa: anch'io voglia di pancake. Madonna, prende i fiocchi. Guarda bene, mi fa sì, guarda che qua ci sono i vermi. E io: che senso? Era pieno. Non lo so, io non so come ho fatto. Erano ovviamente i fiocchi di avena che avevo utilizzato frullandoli. Però, non so, vabbè, ho detto, vabbè, è il cibo del futuro, che dire? Non lo so, non lo so. E sono ancora viva. Quindi tutte esperienze, tutte dicono che sono piene di proteine. Yay, che culo. E vabbè. Comunque, a proposito di vermi, noi li abbiamo visti in Thailandia perché lì sono abbastanza un cibo comune, anche se come te li servono, è molto turistico, cioè nel senso è ormai un'attrazione turistica e praticamente ci sono proprio i banchetti, e siete così giù, non mi vedete, tanto avete capito che fo. Ci sono proprio i banchetti che hanno queste larve, questi insetti pronti al consumo, diciamo. Sono fritti e tendenzialmente fritto è buono tutto, però io ve lo giuro, sono arrivata, ho detto sì, io li provo, dai, chi se ne frega, yeah, li provo, sì, gasatissima. Arrivo davanti al banchetto, li guardo, no, non ce l'ho fatta, è una cosa più forte di me, non ce l'ho fatta. E neanche Jimmy, sinceramente. Poi Jimmy dice anche, ed è vero, che Jimmy è uno che si fa un po' trainare, né? Cioè lui lo farebbe se avesse un po' una spalla con cui farlo. Io non l'ho seguito in questo, quindi non l'ha fatto. Ci crediamo. Quindi ho messo tutto, ho creato il mio mix. Ora non sto neanche a mescolarlo né nulla. Metto qui. Voilà. Invece di portarmi 18 sacchetti, 18 barattoli, colazione per i prossimi 2 giorni fatta. E invece qui mi metto le nocciole tostate di Coro che vanno a fare questa granella che poi metto sopra. Non le metto nel mix perché temo che si possano rammollire di notte. E quindi vabbè, detto a parte, ingombro minimo, dai. Ho fatto di peggio. Preparato ieri sera, appena siamo tornati. Adesso ci metto sopra la mia granellina. E gnam gnam. Consistenza perfetta. Buongiorno. Buongiorno.
venuti in qua quando siamo a Prato non cambia molto, infatti questa mattina sono appena stata in palestra, l'unica cosa che cambia è la sensazione, cioè per quanto tendenzialmente comunque lavoriamo, facciamo cose eccetera, quando siamo qua io o comunque anche quando siamo lontani da Milano in realtà mi sento quasi, non dico in vacanza, però mi sembra che le giornate siano più lunghe, che io ho più tempo, ne spreco di meno, per quanto faccia le stesse cose e lavoro e non sono in vacanza, però mi sembra di rallentare, di vivere meno con quell'ansia, quella foga che ho nel momento in cui torno a casa a Milano, probabilmente perché qui non ho da tenere dietro la casa, sistemare troppo, eccetera. Però ho proprio questa sensazione dove mi sembra di avere molto più tempo e mi incomincio a rilassare e riesco a fare tutte le cose con molta più calma. Come siamo a sto posto? Cuculia. Il menù inizia con degli entrées vegani. Questo è cavolo viola con cavolo viola fermentato. Questo è proprio un broccolo cavolfiore, non si capisce, un mix. In realtà è proprio lui fatto così, insieme a una salsa con fagioli di soia e cipolla bruciata. E questo è un bottone di pomodoro, una sfera di pomodoro con dentro crema di piselli e una sturza, ragazzi. No, vabbè, io già inizio. Bellissimo. Che meraviglia. Crema di piselli, gnam. Si sente, eh? Ah, ma buonissimo. È l'asturzio, è no. Il nostro asturzio from Milano, from via Sassone. Questa è una tartare di ricciola con 100.000 perle di gusti diversi. Abbiamo il pesce, il frutto, il peperone. L'asturzio manca bene. A me hanno fatto un menù un pochino più vegetariano, vegano. Invece a Jimmy, che dubbi abbiamo? Hai? Che dubbi avevi? Abbiamo la tartare, figurati. Wow. Che profumo. Questo è il pane che brava. Il nostro parfait artigianale di mandorle, assoluto di lampone, ma è appunto una riduzione del succo del lampone in purezza senza aggiunta di zucchero. La ganache del parfait, cioccolato amaro 80%, crumble, così stesso cioccolato, passion fruit, crema alla camomilla con vino fresco, dulce de leche e un gel di menta. Sono 90 che non mangiavo lo zucchero. Quando si andava alle giostre. Questo piace anche a me. Cosa? La mousse, perché non è dolce. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Diciamo che da quando siamo tornati sono seguite un paio di settimane un po' complicate, perché settimana scorsa mi sono ammalata, novità delle novità, cosa che non succedeva da tipo 10 anni, da che conosco Jimmy, né io né lui abbiamo mai preso la febbre, se non un giorno post vaccino, una sera, ma già il giorno dopo era andata via. E quindi insomma è stata una settimana abbastanza difficile, ero totalmente KO, meraviglioso, sognavo questa cosa da anni, perché almeno avevo proprio un motivo per cui non fare niente, starmene a letto, è bellissimo. Ho passato una mattina, perché poi mi sono ripresa abbastanza velocemente a livello di febbre, però insomma passare una mattina a letto sinceramente bello. Lo so che non dovrei dirlo perché ero ammalata, però vabbè, insomma. E invece questa settimana io e Jimmy ci siamo dati il cambio perché sta male lui, quindi insomma 2 settimane un po' complicate. Però detto questo, direi che siamo arrivati alla conclusione di questo video. Io poi continuo a vloggare anche tutt'oggi perché è una giornata un po' particolare e vi voglio portare con me, molto divertente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, vlog, quello che sarà. Grazie per averci guardato. Sì, grazie per averci guardato.
Basta, metto ancora un po' di refusi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!